Ciao a tutti, allora, primo video per questa collaborazione con il canale delle creature della notte, sotto questa rubrica che ho pensato di soprannominare Dal tramonto all'alba, un ovvio riferimento. E dunque, per chi non mi conoscesse, io sono Mattia, ho 26 anni e da circa un anno a questa parte ho aperto un mio canale YouTube dove parlo, commento e recensisco i libri da me letti di ogni genere. Sono ovviamente anche un utente del canale delle creature della notte, mi chiamo Silver Reflection. Solitamente il nome che adopero è Silver Reflex, ma era già in utilizzo e di conseguenza ho apportato questa piccola modifica. Su YouTube invece mi trovate sotto il nome di Silver Reflex. In questo canale, come vi dicevo, faccio la stessa cosa che mi ha trasto a fare qui, ovvero recensire libri. I libri che recensirò, diciamo, sotto questa rubrica del canale delle creature della notte saranno i libri di cui si parla ovviamente sul forum. Adesso, mi sembra scontato. Dunque, se vi sembra un pochino spatto, un pochino devastato, è sabato sera, sono appena tornato da una serata tra gli amici, è tardissimo, sono le 4 del mattino, quindi sì, sono sconvolto, travolto e stanco, però l'indomani ho paura di non riuscire a registrare questo video, allora lo faccio adesso prima di farmi la doccia e di andare a dormire. Allora, il libro di cui vi parlo, il primo libro di questa rubrica, è questo: Il diario del vampiro, tane creature. Quindi il terzo volume della trilogia I diari di Stefan. Se non sapete ancora bene come funziona il discorso, nel senso come si colloca questa serie all'interno della saga dei diari del vampiro, vi invito a vedere il mio video sul diario del vampiro e la genesi sul mio canale YouTube, dove spiego come funziona questo discorso, in modo che non lo stia a ripetere qui e quindi evitiamo di allungare ulteriormente il video, solo per questo. Allora, quindi vi dicevo, questo è il terzo libro, Trame Creature. In copertina vediamo Catherine, comunque l'attrice che interpreta Catherine nella mia telefilm. L'edizione, come sempre, un'edizione Newton Compton che costa 12,90 euro per un totale di 199 pagine. L'edizione è sempre molto carina, come vedete, con i lati delle pagine rosse. Allora, prima di commentare questo libro, vi dico subito che il libro precedente non mi è piaciuto. L'ho trovato noioso. Non particolarmente ben scritto, anzi direi abbastanza buttato lì. Anche di quel libro ne ho parlato sul mio canale, quindi se volete sentire il mio parere più approfondito, magari guardate il video. Per fortuna questo terzo libro mi è piaciuto di più e credo che sia anche il migliore dei tre libri di questo diario di Stefan finora pubblicati. Dunque, sarà inevitabile fare qualche spoiler, sia perché si tratta di una saga, e questo è il terzo libro, di conseguenza è un po' impossibile parlarne senza spoilerare. Io non rivelo mai la trama dei miei video, di conseguenza non vi racconterò di preciso cosa succede o che cosa accade nel finale. Tuttavia, se intendete leggerlo e non volete rovinarvi nulla, allora forse è meglio che chiudiate il video, perché qualcosa dovrò dire per forza di cose. Allora, in questo libro, che inizia esattamente dove termina il precedente, ritroviamo Stefan a New York, in fuga, diciamo così, da New Orleans, dove è ambientato il libro precedente, e in fuga soprattutto dal fratello Damon, da cui vuole stare assolutamente distante dopo gli avvenimenti recentemente accaduti. Tuttavia le cose non vanno come Stefan avrebbe desiderato. Si rimbatte molto, molto presto in Damon, e Damon lo costringe, suo malgrado, a partecipare a un macabro gioco familiare.
lo costringe a fidanzarsi con una ragazza, a sposarla, e Damon fa esattamente la stessa cosa con una delle due sorelle di questa ragazza. Lo scopo di Damon ovviamente è quello di arricchirsi, di ereditare tutti i soldi, tutti gli averi di questa famiglia, che è molto ricca, ma è anche quello di infastidire il fratello minore Stefano. Le cose non vanno nemmeno come Damon avrebbe voluto, perché ad un certo punto del libro un terzo giocatore, diciamo così, si intrufola nella partita e sconvolge un po' tutte le carte. Contemporaneamente Stefan è combattuto, diciamo, dai sensi di colpa per i suoi crimini commessi durante i suoi primi trascorsi da vampiro, nel quale non è riuscito a controllare la sua sete di sangue, ed è ancora in un certo senso posseduto dal fantasma aleggiante di Catherine, che insomma non vuole proprio abbandonare i suoi ricordi e la sua mente. Ricordiamoci che, essendo che questi libri avvengono nel 1800, Demone e Stefano sono ancora convinti che Catherine sia morta bruciata nella chiesa. Chi ha guardato il telefilm, presumo tutti, sa, guarda, così non è. Direi che sulla trama non vi dico altro, perché sennò praticamente vi racconto tutto il libro. Vi dico soltanto che anche qui ritroviamo Lexi, l'amica vampira di Stefano, conosciuta nel telefilm e vista nei libri per la prima volta, appunto nel libro precedente. Allora, la storia mi è piaciuta abbastanza, è intrigante. Diciamo che invoglia a continuare la lettura, al contrario del libro precedente, poiché c'è questa situazione enigmatica che si crea, per cui Stefan cerca di contrastare Damon, Damon cerca di ereditare i soldi di questa famiglia. Contemporaneamente incominciano ad avvenire dei fatti che si capisce non sono orchestrati da nessuno dei due. Quindi si sa che c'è una terza persona, o comunque un terzo partecipante alla situazione, e quindi si è invogliato ad arrivare alla fine del libro per capire chi è questa terza cosa. E sì, è carino, anche il finale è piacevole. Purtroppo devo dire che ci sono delle incongruenze con il telefilm, il che è abbastanza grave, secondo me, considerando il motivo con cui nasce questa serie, questi diari di Stefan, che sono appunto degli approfondimenti sul passato dei fratelli, quindi non dovrebbero esserci delle contraddizioni o comunque delle incongruenze con il telefilm. A me pare che un po' ci siano. Ora, dovrei rivedermi la seconda serie per essere sicura. Non ho intenzione di farlo, però se ben ricordo, nella seconda serie i due fratelli non avevano mai sentito parlare di Klaus o degli antichi, cosa che invece fanno in questo libro, quindi direi che qualche problemino c'è. A parte questo, il libro si lascia leggere, poi è molto breve, sempre scritto in maniera molto, molto scorrevole. Per fortuna qui c'è un minimo di descrittività in più. Ora, io non sono un amante dei libri particolarmente descrittivi, però un minimo sì, c'è un minimo di ambientazione, di descrizione dei personaggi ci deve essere. In questo libro questo fatto c'è di più rispetto ai volumi precedenti, questo mi ha decisamente fatto piacere. Quindi questo libro, diciamo che ve lo consiglio. I due libri precedenti un po' meno, però per arrivare a leggere questo è necessario leggere anche i primi due. Mi sarebbe piaciuto che il livello di partenza, parlo di livello narrativo, per questa serie fosse questo. Ci sono voluti invece ben due libri per arrivare a questo livello, che secondo me dovrebbe essere quello standard, come qualità del romanzo. Sappiamo inoltre che i diari di Stefano non sono finiti, doveva trattarsi di una trilogia, ma ovviamente così non è, quindi ne arriveranno altri. Devo essere onesto, io non credo che li comprerò, nonostante questo mi sia piaciuto, però basta. Onestamente basta. Continuerò a studiare il telefilm e direi che questo può bastare. Sul diario del vampiro credo che forse comprerò solo più l'ultimo della Smith che deve uscire, ovvero Midnight,
che sarebbe dovuto essere il libro conclusivo della serie originale, anche qui così non è, e questo è il motivo per cui non so se lo comprerò, perché anche se dovessi leggerlo so già che non terminerà un bel niente, quindi a questo punto dico, ma perché comprarlo? Va bene, comunque su questo libro e per questo video direi che è tutto, spero che sia stato di vostro gradimento, e quindi vi do un saluto al prossimo video. Ciao!